Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Tenete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quando a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è vicino. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è vicino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, la parola del Vangelo, Vangelo è nostro. Anche questa mattina il Signore, parlando al nostro cuore, ci viene a dare una parola di conforto e di speranza. Il Signore che viene a riempire la nostra vita con la sua luce. Oggi è la giornata della luce. Forse dal cielo non ci sarà una particolare luce. Potrebbe anche essere nuvoloso, potrebbe anche essere una giornata di grandi temporali, ma la luce che viene a donarci il Signore è una luce speciale. Ecco perché il giorno di Santa Lucia noi diciamo, ci affidiamo alla Santa, perché ci sia sempre la luce nella nostra vita. Però qui dobbiamo fare una differenza, vedete, perché è pur vero che Santa Lucia è la protettrice degli occhi e tutti noi abbiamo bisogno o avremo bisogno della sua intercessione perché possiamo vedere sempre. Ma possiamo vedere bene con gli occhi e avere una grande oscurità nella nostra vita. Ecco allora che l'intercessione di Santa Lucia è ancora più potente, perché se noi chiediamo a Dio per intercessione di Santa Lucia, Signore, vogliamo la luce nel nostro cuore, la luce nella nostra anima. Signore, noi vogliamo questa luce, perché è questa luce che ci fa essere felici. Se in noi c'è questa luce, allora siamo anche più pieni di speranza. Possiamo anche vedere così e così, ma se in noi c'è la luce del Signore, siamo più ricchi di lui. Vi dicevo, siamo più pieni di speranza del così. Siamo più pronti ad accogliere la volontà di Dio, perché la luce del Signore è dentro di noi. Quella luce che ci fa camminare sempre sulla strada buona. La strada buona. Ma qual è questa? È la strada che ci porta alle opere di giustizia, ma non la giustizia umana, la giustizia di Dio, la giustizia che ci permette di vivere serenamente, far vivere serenamente anche gli altri. Se abbiamo nel nostro cuore questa luce del Signore, allora evitiamo di fare errori nella nostra vita, evitiamo di sbagliare. Se abbiamo questa luce nel nostro cuore, siamo anche capaci di perdonare chi ci fa del male, ci ha fatto del male. Se abbiamo questa luce nel cuore, vi ripeto, siamo più felici. Allora, se in questo momento io sono turbato, se in questo momento io vivo
senso di inadeguatezza, mi sento frastornato dentro. Devo chiedere la luce, è il momento per chiedere l'intercessione di Santa Lucia, la sua luce, la luce del Signore. Se io non so cosa fare nella vita, mi riferisco ai tanti giovani ragazzi, se non so cosa fare nella vita, devo chiedere la luce al Signore per l'intercessione di Santa Lucia. Questo è il momento per chiedere veramente con forza a Santa Lucia, prega per me Santa Lucia, perché io voglio luce, perché io so che devo camminare sulla strada buona. Non posso più commettere errori, perché gli errori mi portano a vivere male, a vivere nella tristezza, turbato. Invece io voglio la luce, perché solo con la luce che io posso essere felice. Per essere felici dobbiamo fare la volontà di Dio. Ma qual è la volontà di Dio nella mia vita? Allora, Signore, ti prego, illumina. Sto qui, ho fatto un sacrificio per essere alle 6 del mattino qui, perché io voglio che il Signore mi illumini. Non credo che siate venuti solo per tradizione o per voto, sarebbe troppo banale, ma io chiedo stamattina al Signore in esistenza, dammi luce, che io possa vedere qual è la strada che tu hai tracciato per me, che io possa vedere le cose belle della vita, perché posso anche avere una vista eccezionale, perfetta 10/10, senza cataratte, senza particolari problemi, ma se io ho il buio del mio cuore non riesco a vedere nulla, non riesco a vedere neanche voi, neanche i vostri volti, neanche il sorriso che c'è sulla vostra, sul vostro volto, le fatiche che avete nel cuore. Non riesco a vedere nulla se in me non c'è la luce del Signore. E questa luce mi porta ad essere come lei, come Lucia, testimone dell'amore di Dio. Come Lucia sono capace di spendere la mia vita senza preoccuparmi di me stesso. Questa è la luce. Per la grande luce che aveva nel suo cuore, ha voluto invitare l'altra donna piena di luce che è Maria, che le diceva, fai quello che ti dice Gesù. E cosa dice Gesù? Di non preoccuparci delle cose del mondo, ma di scegliere la parte migliore. E la parte migliore è quella che ci dà Gesù, quella che ci dà il Signore. Scegliamo Gesù Cristo anche questa mattina, fratelli e sorelle. Andiamo via con questo problema.